Che tristezza questa annata in Serie A. Ripeto, l'Atalanta per fortuna che ha perso colpi. Quattro partite. Il Milan è più 13 ed è ufficialmente andato il campionato. Napoli e Piemonte Calcio sono lì davanti, possiamo farcela. All'Etihad Stadium di Manchester. Anzi, perdono, al City of Manchester Stadium si affronteranno l'Udinese di Mister Tirlos contro il City di Mister Guardiola. City che arriva bello rinforzato. Avete un minutino in cui vado a vedere se c'è altro cibo avanzato perché sono un cicciotto e ho fame ancora. Intanto starto. Ah, ma che tempismo, cazzo! Proprio quando i bocci di merda si levano dal cazzo. Che bello! Madonna, come viaggia il Manchester City. Come viaggia. Bernardo Silva, Cancelo. Ancora Bernardo Silva. Può calciare. Tocco di mano di Bianco. Arriva sul dischetto. Ferran Torres contro Giorgi Mamardashvili, che dice di no allo spagnolo. Cazzo, quando sembrava un umarello però Guardiola, con le mani dietro la schiena, tutto mezzo gobbo, la maglietta grigia. Merda, ce lo vedo a guardare i cantieri. Russo, cambio di gioco impeccabile alla ricerca di Nahuel Molina. Scatta l'argentino, cross da Beto, di testa Beto! Norberto Beto Betunsal! 1-0 Udinese al minuto numero 11. Colpo di testa della punta portoghese e... Big chomp sul pollo. Palumarello! A miei tempi la Malta non la si metteva così però. Tosta, perché la serie C è difficile, ma ce la può fare. Bello. Bello. L'avevo già visto il gol. Griezmann col pareggio. Meritato del City. Dico meritato perché è davvero dall'inizio della partita che stanno spingendo come dei bastardi. Abbiamo trovato il gol su una delle due occasioni utili. È normale che arrivati sopra il 90 si rallenti la crescita di un giocatore, soprattutto se non segna più di tanto. Perché FIFA si basa molto su quello. Cioè, più, un attaccante cresce molto più in fretta di un difensore perché all'attaccante basta segnare. Il difensore ha bisogno delle reti inviolate che non dipendono unicamente da lui. Uno City. Foden. Silva. Foden. Scambio tra i due. Sì, basta chiamarlo Pau Torres. Phil Foden. Ancora Ferran Torres. 3-1. 3-1 City. Phil Foden trova il gol dopo uno scambio infinito tra lui e il suo compagno di reparto spagnolo. Bel gol. E non riusciva a toccargliela quella palla. Era impossibile. Erano 2 cm avanti a me sempre. E poi Bianco con l'ennesima pepegata della partita. Foden. Griezmann, di ritorno da Phil Foden. De Bruyne 4-1. Che palle, ero partito anche di... Già, allora, già di base di mio non ero perfettamente di buon umore. Era partito tutto quanto a meraviglia. Ero bello pimpante, bello allegro. E mo' mi si è spento tutto quanto di nuovo. Sabbi, come cazzo ho fatto Mori a correre all'indietro più veloce di Sabbi che corre in avanti? Vaffanculo, 4-2. Norberto Beto. Il fatto è che prendo troppi gol. Io non, cioè, non c'è una partita in cui non prenda gol. Vince il City 4-2 in questa partita. E Udinese che sprofonda sempre più giù. Sprofonda sempre più giù. Dobbiamo difendere bene più che altro. Quando è il ritorno? È il 7 maggio, quindi non tornerà mai nella vita Perez. Partita contro lo Spezia. Che andrei a simulare in maniera tattica con la formazione di riserva. E scompare da tutte quante le partite in cui si dice: ah, dobbiamo giocarcela seriamente. Bravo Galoppo con l'1-0. Sabbi. Di ritorno dal Bornò, sta al limite. Galoppo. Simeone 2-0. Ciasi. Palla per lui. 2-1 dello Spezia. Ce la farà il nostro Roy a non prendere gol in una partita? Prendo sempre gol. Prendo sempre almeno un cazzo di gol. Bravo Simeone. Col 3-1. Ho sbagliato a premere. Ho sbagliato a schiacciare. Mea culpa. Però abbiamo vinto 3-1. Il che è buono. Vince anche il Napoli. Mi interessa tanto quello che fa l'Atalanta a questo punto. Il Napoli davanti a noi non si ferma più. Signori. Orkokan, City, Roma, Inter sono le prossime tre partite. E riproviamoci. Udinese, City.
Chi la vince? Non possiamo permetterci nulla che non sia una vittoria con almeno due gol di scarto. Almeno. 11 gol in Champions per Beto. Grande annata, ancora una volta, per il nostro Norberto. Una parte di me spera possa essere l'ultima per lui. L'altra parte di me sa benissimo che non sarà l'ultima. Usate un attimo il cervellino. Una volta ogni tanto, non vi chiedo sempre. Fatevela prima da soli la domanda e poi cercate di rispondere. Bravo Molina. 1-0 al 27esimo. Griezmann. Bravissimo il connazionale Amian a portargliela via. Però che palle. Ok. Bene. Soppi. Beto. Dentro per Russo. Posizione regolare di Russo. Col pallonetto. CR4. 2-0 Udinese al 40esimo. Tutto lo stadio che fa... Bravissimo Beto a servire il nostro capitano, che dopo un assist trova anche il gol. E siamo di nuovo in parità assoluta. Pog Deulofeu col destro ad uscire. Pessimo il calcio d'angolo di Gerardo Mobili Deulofeu. Molina. Ah. Chiuso da No, eh. No che si è rotto serio Molina anche. Arbitro, la chiamiamo alla fine. Siamo a metà campo, sono passati 3 minuti. Giuro che se segnano mi incazzo. Vai a fare in culo, va. Ma sono 5 minuti di recupero, ma cazzo. Si è rotto pure Molina. Mi si è rotto pure Molina. Ecco perché non fischiavo alla fine. Perché devo aspettare che finisse l'azione, no? Pezzo di merda. Bernardo Silva, Phil Foden. Ah no, mi sono perso i giocatori. Mamardashvili c'è. Mamardashvili c'è. De Bruyne. Silva. Col sinistro. La toccata di mano sicuro. La presa di petto bianco. La presa di petto. Non ci credo. Non ci credo, non era mano. Sabbi. Imbeccato da Deulofeu. Emmanuel Sabbi. A tu per tu con Ederson. Sabbi. La rimonta dell'Udinese. Clamoroso alla Dacia Arena. Udinese 3, Manchester City 0. Emmanuel Sabbi entra al posto dell'infortunato Molina. Certo, era un cambio telefonato perché sarebbe comunque avvenuto prima o poi. Ma Emmanuel Sabbi trova il cazzo di gol. Anche perché lì conosco abbastanza da creare diversi scenari interessanti. Russo. Beto, in area Beto. Scarica al destro. Alto di un soffio sopra la traversa. Cambio, infatti. Non me lo faceva mettere CDC. O era CC o era CC. No. Vabbè. Grazie USB per avermi pure infierito sul gol di Joao Cancelo. Anzi no, Ferran Torres. Ok. Pensavo fosse Cancelo. Dominguez, Joao Cancelo che fa quell'inserimento lì. Merda. Doherty. Fuori. Fuori Ruben Dias. Che cazzo. City in 10 per doppia munizione di Ruben Dias. Giusto così. Allora, di nuovo le squadre che sono in parità assoluta. Bianco! Tommaso Bianco! Tommaso! Bianco! Il centrale di difesa dell'Udinese. Il regen di Chiellini o Bonucci. Che pesca dal cilindro una perla. Di quelle rare davvero. Il difensore centrale che ha sempre dimostrato di avere un piede a bananissima. Questa volta, per chissà quale miracolo sportivo e della natura combinato, riesce a beccare il destro giusto per riportare avanti l'Udinese. 4-1. Ferran Torres. Cross in mezzo. Bianco col corpo. Sì così. Sì così, non è mano, vero? Non è mano, l'ha presa sul petto. Palla dentro da Ferran Torres. Giorgi Mamardashvili c'è. La spazza. E l'Udinese ribalta il 4-2 dell'andata, guadagnandosi così l'accesso alla alla finale di Champions League. Clamoroso il 4-1. Clamoroso il 4-1.
e pensare che era pure iniziata Sniguz. E il Valencia che purtroppo non riesce ad arrivare in finale, quindi per la 27esima volta nella mia vita affronteremo il PSG in finale di Champions League. È vero Molina quanto deve star fuori, cazzo. 2 mesi. Ciao, ciao Nahuel. È stato bello. È stato davvero molto bello. Partita contro la Roma. C'è ancora Nehuen Perez rotto. Dentro Kayada al primo minuto. Poi alla prossima tornerà disponibile. Giochiamo contro la Roma e teniamo d'occhio quella con l'Inter. Che l'Inter ci hanno giocato già tante volte. La Roma non tantissime. Il fatto è che purtroppo non... Oh, 200 partite con l'Udinese. Vai. Il fatto è che purtroppo non si può fare nulla che non sia due opzioni. Non puoi fare poll a 3 opzioni. È un po' una merda. Perché esiste questa possibilità, però... Vantaggio Udinese al minuto numero 25. Mateus Henrique. 1-0 Udinese. Gran gol. Udinese ostinata nel tenere il possesso del pallone. Mateus Henrique vede un varco. Stoppa col sinistro. Calcia col destro. Pallone che si spegne alle spalle di Remiro. 1-0 per noi. Hendrix. Cengiz Under. Il tocco da Daniel Malen. Cos'è successo? Rigore. Fallo di Mamardashvili perché? Ma era sulla palla! Ma era sulla palla! Bullshit! Chiamo bullshit, Daniel Malen. Pareggio Roma. Chiamo bullshit perché ero dritto sulla palla. Russo mette a sedere il terzino della Roma. E poi sbaglia tutto quanto. No, aspetta, quello è Russo. Era Deulofeu che aveva messo a dormire tutti? Può essere. Russo in area, il numero 4. Dietro da Doherty. Che spara col sinistro. Alle spalle di Remiro. Per il 2-1 immediato dell'Udinese. Top reazione dei friulani. Sono andato nel mio bar preferito di Bologna. Una volta per un aperitivo mano. Mano. L'avevo visto da lontanissimo. Il tocco di mano di Bianco. E vai cazzo, succhiami le palle. No, l'arbitro non è Gennaro Scarpulla, eh. Gustavo Apollonio, no. Gustavo Apollonio è quello che ha la madre che non lo ama. Ma non è una brutta persona. Fofana. Maximovic, cambi. Vabbè, ormai è finita la partita, che cazzo cambio a fare. Cengiz Under, dal limite. Calcia col sinistro deviato. Non ci credo. Voglio vedere com'è successo. Voglio... No, volevo vedere il replay. Come cazzo c'è? Come cazzo c'è? Com'è arrivata quella palla là? L'ha deviato Kayà, guarda. L'ha deviato Kayà col polpaccio. Proviamoci. Ultimi 2-3 minuti. Magari succede lì. Non succede. Questo è anche da rosso, zii. No, giallo. Solo. Vabbè. Non succede, ma se succede, è una vittoria assicurata per l'Udinese. 3-2. Gerardo Mobili. Deulofeu. 3-2. Con l'Udinese che si porta a casa 3 punti preziosissimi, grazie al gol all'ultimo secondo di Gerardo Mobili Deulofeu. E speriamo che l'Atalanta abbia fatto Pepe Ga, ha vinto contro l'Inter. Quindi almeno un'altra partita dovrò soffrire. Abbiamo agganciato il Piemonte Calcio al terzo posto. Buono, l'Atalanta sta a meno 5. In realtà mi basta vincere l'ultima contro l'Empoli, quindi sapete una cosa? Guardiamola quella con l'Inter nel caso entriamo. E poi teniamo tutto sott'occhio. Ma ancora fuori sta Nehuen, Agumè, dentro per Hazard. Pallone respinto da Bianco almeno 17,3 volte. E ora contropiede Udinese. Che può andare a colpire Mateus Henrique. Per Doherty. Largo sulla destra Doherty. 1-0 Udinese. 7 sul cronometro. Segna l'irlandese. Bene, guarda come sono usciti bene dall'area. Deulofeu. A spazio Gerardo Mobili. Calcia Gerardo Mobili. Pallone respinto da Gulaci. È il primo in agguato sul pallone.
era proprio lui, l'autore dell'1-0 Doherty, che addirittura raddoppia. È un LOL fatto male, è un MOBA, raga, è un MOBA. Se vi piace il genere, vi piace il genere, se non vi piace il genere, vi piace il genere. Bello il 2-1 dell'Inter con Lautaro, che accorcia le distanze. Se vedo l'etichetta, ti so dire qual è, ma non so il nome. Però buona anche quella lì, molto, molto classico, molto fresco. Thorgan Hazard col 2-2, eccolo. Brava Udinese, bene così. Tanto calcio di rigore per noi. Beto contro Gulacci. Il pallonettino di Norberto Beto. 3-2, torniamo alla simulazione. Ma non è sbagliato se vi piace, non è sbagliato se non vi piace. Intanto Nicolò Barella con un colpo di testa trova il 3-3 dell'Inter. Guardalo, 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 guardalo. Saka. Cross secondo palo, Russo la mette fuori. Bene. Siamo ufficialmente in Champions. Siamo qualificati per la Champions del prossimo anno che... Quanto ha fatto l'Atalanta? Ha vinto, ma non dovremmo avere grossi problemi. Ok, dunque, ultima partita di campionato contro l'Empoli. Che direi proprio di cattiveria brutale. Direi di andare a simulare veloce. Basta un pareggio. Basta un pareggio. Basta un pareggio, tecnicamente. Pulito. CR4 che garantisce la posizione numero 4 in campionato all'Udinese. Un po' un peccato, nel senso che poteva andare davvero molto peggio, ma vabbè. AZ Alkmaar, ma sai che... diritto di riscatto? Guarda, prestito secco per un anno ed è tuo. Il Watford vuole Abbas? Cazzo, quanto è azzeccato il Watford che vuole Abbas? Senza diritto di riscatto, tuo. Signore e signori, ultima partita di questa stagione 2024-2025. Finale di Champions League tra Udinese e Paris Saint-Germain. Si giocherà allo stadio Santiago Bernabéu. L'arbitro sarà il signor Christopher Frolander. Da un lato avremo l'Udinese, che schiererà Giorgi Mamardashvili, Nehuen Perez, Thomas Bianco, Brandon Soppi, Alexis Baldé, Nicolas Dominguez, Matheus Enrique e Gerardo Mobili Deulofeu, Cristian Russo, nostro capitano CR4, Norberto Betunsal, detto Beto, e infine, a destra, comincerà Sabbi. Dall'altro lato invece abbiamo un Paris Saint-Germain che si è addirittura rinforzato, che come sia possibile non lo so, però... Gigio Donnarumma, più che altro si è ringiovanito, ed è una formazione che tra un anno potrebbe spaccare. Gigio Donnarumma, Reguilón, Bastoni, Capitan Marquinhos, Hakimi, Declan Rice, Renato Sanchez, Jorginho, Elliot, Kent, che non ho idea di chi siano, e infine Pempe. Queste sono le due squadre che si affronteranno. Vediamo come andrà. Intanto parte a molla il Paris Saint-Germain con Kent, che subito si fa rubare palla dai giocatori dell'Udinese. Ripartiamo in contropiede con Russo, cross in mezzo, Gerardo Mobili Deulofeu manda il pallone alla Corugna praticamente. Ha battuto brutalmente Matheus Enrique. Continua l'Udinese. Gioca super aggressivo il Paris Saint-Germain, che rimane dannatamente scoperto. Russo dal limite con la possibilità di colpire Gigio Donnarumma. Scatto incredibile del terzino spagnolo, che può mettere il cross. Lo attende la difesa dell'Udinese. Fa bene forse. Forse sì, forse no, non lo so. Raga, Mamardashvili è spuntato. Avete presente il gioco tipo acchiappa la talpa? Cross in mezzo, esce. Annusa bene le palle del numero 23, che poi crolla addosso a Mamardashvili, che in mezzo secondo... Whoop! Con quale forza non lo so. Come sia possibile che lui abbia fatto questo salto a velocità reale? Non ha senso. Soprattutto che si è atterrato senza inciampare a metà. Vabbè, comunque... devo smetterle di annusare le palle ai giocatori perché porto loro fortuna. Beh, no, raga, mi raccomando, annusate gli scrotti delle persone soltanto col loro consenso, altrimenti loro segneranno. Puttanate di Matheus Enrique. Fino in fondo il marocchino. Può cercare il cross. Esce Nehuen Perez. Palla da Renato Sanchez di testa. Mamardashvili c'è. Deulofeu. Vantaggio numerico per i giocatori dell'Udinese. Sono molti di più rispetto a quelli del Paris Saint-Germain. Beto! Tiro telefonatissimo per Donnarumma. A metà campo il numero 7.
Bravissimo Nicolas Dominguez. Ottimo il suo intervento. E allora Sabbi, lanciato da Beto. Come fa Marquinhos a stare dietro? Non lo so. Beto, cross dentro. Nicolas Dominguez! Pallone che finisce alto sopra la porta difesa da Donnarumma. Questo primo tempo è cursato. Renato Sanchez ancora a fare incredibilmente lui il regista. Più che il regista, l'incursore. Che può avanzare indisturbato. Palla per Mbappé. Soppi lo chiude. Di ritorno Renato Sanchez 2-0. In che senso si sente un rumore gutturale? Cioè, non l'ho potuta toccare. Non l'ho potuta toccare, signori. Mi sa che dobbiamo fare un'altra stagione. Ma figa, ma posso farlo anch'io un dribbling o no? Oh, no, 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 non li fermi. Non li fermi. Che cazzo è successo in questo secondo tempo? Neymar. Bravo, Perez. Bravo Beto a resistere. 4-1. Beto, Betunsal, Kent. Di tacco da Jorginho. La chiude Baldini. Sì, ma un rimpallo mio. Ma vaffanculo. Ma io dico, loro, cioè, ogni volta che io ho la palla, loro la recuperano in maniera impeccabile. Io la sporco 20 volte, ma uno che va da me, statisticamente, uno deve finire a me. Va bene, dai. Russo. In ala il capitano. Mano, grazie. Ah, fuori gioco di Sabbi. The next day. L'ultima volta che ci siamo visti è stato per l'appunto giovedì e l'Udinese è riuscita un pochettino per il rotto della cuffia a qualificarsi alla Champions del prossimo anno, quindi da quel punto di vista andrà tutto... Minchia, che cazzo ha fatto Pobega con 20 gol in campionato? Quanto rotta sta cosa? Perché Tommaso Pobega ne ha messi 20? In Champions League, purtroppo, abbiamo perso la finale per 4-2 contro il Paris Saint-Germain. Una finale che è stata davvero stranissima, perché abbiamo preso sì 4 gol, ma questi 4 sono arrivati tutti... Ah, 4-1, neanche 4-2. 4-1. E quei 4 gol sono arrivati tutti quanti nell'arco di 6 minuti, praticamente. Tra la fine del primo tempo... e l'inizio del secondo. È stato un brutto modo di concludere la stagione. Davvero bruttissimo. Mi ha messo molta tristezza la cosa, ma a questo punto non ci resta che provare a rinforzare la squadra il più possibile in vista della stagione 2025-2026, in cui l'obiettivo non è soltanto andare a vincere la Champions, ma addirittura cercare di vincere il triplete. Perché di base la squadra ce l'abbiamo. Di base la squadra secondo me è ottima e non ha bisogno di grandi upgrade. Anzi, voglio apportare due cambiamenti alla squadra titolare. E i cambiamenti saranno i seguenti. Il primo punto, il primo passo da fare è prendere Nahuel Molina e spostarlo terzino destro. Aggressivo, lo so, ma se lo metti Ada... si adatta più che facilmente. Quindi Molina lo metterò terzino destro e andremo a prendere un'ala destra spostando Soppi a riserva. Quindi dovremo prendere un'ala destra molto importante. E l'altra cosa che voglio fare, dato che Nico Dominguez e Matheus Henrique mi piacciono moltissimo come centrocampisti, sarà purtroppo far sedere Deulofeu in panchina in modo tale da avere un altro giocatore importante come riserva oltre al buon Emmanuel Sabbi e prendere un nuovo COC.